la sorgentella, ma finisce qua, arriva fino a qua e finisce. Bloccato, no. Stiamo andando alle sorgenti del Nilo. No, la sorgente del Chiave. Vediamo dove arriviamo, eh. Se volete aspettarci, che prima o poi, se ci arriviamo, dovremmo arrivare alla rotonda forse. Se non ci arrestano lì quando usciamo, torniamo anche a campo. Vai, ho fatto la magia. Guarda che qua siamo in zona del mio tombino, eh. Vediamo se l'ha spostato ancora. Se l'ha spostato o no. L'ho visto prima io. Come l'hai visto prima te? No! Ma vai, è qua! L'altra volta era qua. Cazzo, è impossibile, l'ha già portato giù fino a là. Divieto di sosta. Scusa, eh. Era qua in giro. Ah, beh. Ah, però me l'ha pulito! Che cavolo, era sotto tutti i sassi. Ma che bello! L'ha pulito! Mortacci, sei grosso. Puttana. Minchia. Non è grosso, è tanto. Figaro se pesa. Come cazzo lo portiamo là? Guarda. Guarda. Sì, no, certo. Io verricello lo tiri su. Ma sei mai, ci vuole 200 metri di filo, cacchio. No, lì. Porca l'occa, se pesa. 20 metri di cavo. Qua se attacchiamo il paolino, tiriamo giù il paolino. È più facile che arriva giù il quad qua. Cacchio, che spettacolo che è. Lascia lì. E certo che lo lascio qui. Volevo solo rialzarlo così me lo pulisce ancora di più. Tanto, pulito sporco, rimane sempre. Ma non mai dire mai. Mai dire mai, non è detto, prima o dopo, lo sai che le cose difficili io devo pensarci su, ma ci arrivo, prima o dopo ci arriviamo, fidati, facciamo come gli uomini primitivi, un bastone te, un bastone io, lo appendiamo in mezzo come i Burundi e lo portiamo via, prima o poi ce la facciamo. Fogna su fogna, questo è frenato adesso, Cazzo, dobbiamo tornare a prendere l'ombrello dopo. E vabbè, è subito lì. Questo è frenato adesso. Figaro, ragazzi, anche quel boccio qua, da dove cacchio arriva? Cioè, questo non c'era, Figarella, anche questi sono caduti giù adesso. Porca trota. Guarda questo qui, che giro che ho dovuto fare per uscire da lì. Cioè, impressionante. Impressionante. Eppure, di acqua non ce n'è dentro. Quando cazzo passa sta cacchio di acqua, veramente? Figaro, va che passaggio. Questo è da avere il pelo da dargli. Lo sapevo, guarda, che fra un po' vado dentro in cantina nel buco, ma vada via il culo, ma porcone di uno, ma perché? Vabbè, ormai sei lì, stai lì mica tanto, guarda. Vale pedivelle, questa è la coppa di spampi. Allora, qui. Che è? Un ritaglio.
No, non è un ritaglio, perché vedi che è picchiato qua e lì c'è il buco, serve per incastrare qualcosa. È uno di quelli che teniamo sui cosi. Mettiamo da conto, portiamo via, si sa mai. Oh, un motore elettrico! Me lo porti? Osti, è anche lavato! Che a caso lo smonto e tiro fuori il rame. È anche lavato bene, ma che bello che è! Sì, ma quello pesa, mica come il mio legno. Questo è un pezzo di scrivania. Dai, che quasi siamo arrivati. Oh, e lì sotto c'era un po' d'acqua, qua non ce n'è più. Ma tu pensa. È una zona carsica. Ma porca miseria. Qui con la mazzetta a spaccare tutti i cosi. Questi qua andrebbero tirati via, sì, cacchio. Almeno uno da fare il passaggio e uscire, perché vabbè, puoi uscire da lì, è vero, però questi rompono proprio le balle. Figaro, ragazzi. E questo come cazzo c'è finito dentro qua? Cioè, vabbè, ora arriviamo al punto critico, e lì avanti non sappiamo cosa c'è. Punto inesplorato. Questa qua è una, esatto, cazzo, questo è proprio il coperchio di una, di un puzzetto. Beh, se troviamo dove uscire lo portiamo in sul tombino al posto che scendere. Stacca da qua, che qua è dove finiamo, così.